Parliamo di basket, di Scuola Basket Arezzo, di Amen Scuola Basket Arezzo, perché è stato deciso di fermare tutti i campionati regionali. Inizialmente c'era stato lo slittamento della prima giornata, poi si è deciso addirittura di posticipare tutto a gennaio. Come avete recepito, ecco, al di là che chiaramente è una decisione che arriva dall'alto, come vi ha colto, che cosa ne pensate? Ci ha colto un po' di sorpresa e devo dire ci ha un po' amareggiato perché avevamo fin dall'inizio tempi del Covid, quello brutto, diciamo, il primo che ci aveva visto un po' impreparati, ci siamo messi in condizioni di operare al meglio tramite un protocollo che poi è stato mandato in giro per tutta Italia. È un vanto nostro. Avevamo superato quel periodo così brutto e speravamo che in questo periodo fossimo riusciti a gestire un pochino meglio anche da parte della federazione. Poi la doccia fredda è arrivata questa decisione irrevocabile che il campionato regionale slittava ai primi di gennaio, quindi l'abbiamo un po' dovuta subire questa storia. Prendiamo quello che ci dà. Evidentemente noi eravamo pronti con tutte le nostre precauzioni, tutte le nostre certezze di un protocollo valido a tutti gli effetti e che ci poteva far lavorare in sicurezza. Ecco, questo è un po' il punto, no, della questione, perché e questo vale anche per altri settori, cioè alla fine si sono fatti giustamente, no, organizzare le società per poter andare avanti, per ricominciare, quindi si tratta di società che comunque, specie in questo momento, hanno fatto grandi sforzi e poi diciamo con un tratto di penna, e questo vale purtroppo anche per l'attività di base, su cui magari dopo parliamo. Con tutto tipo si diceva, vabbè, abbiamo quasi scherzato, se ne riparla a gennaio. Oltretutto sarebbe stato a porte chiuse, no? Quindi il rischio di contagio forse tra gli atleti, questa è l'unica spiegazione che si può dare. Sì, però ribadisco, avevamo preso delle misure di sicurezza, di sanificazione e quant'altro, per cui investimenti evidentemente per mantenere tutto igienizzato e in condizioni di poter svolgere al meglio l'attività in sicurezza. Per cui ecco, diciamo che questa decisione ci ha un attimino penalizzati sotto questo aspetto, perché abbiamo dovuto bloccare completamente tutto e non riusciamo a capire se potevamo fare gli allenamenti contingentati e quant'altro, regolamentati prima, non riusciamo a capire perché in questo momento, in un ritorno di Covid, siamo pienamente d'accordo, però potevamo gestirla come avevamo gestito la prima fase.